Buongiorno, buongiorno con noi in questo venerdì 6 giugno 2014, siamo alla fine di questa prima settimana di giugno, come ogni mattina in diretta per vedere che cosa dicono i giornali, quali sono insomma le principali notizie riportate dai quotidiani, sia cartacei che online. Come sempre cominciamo dalle prime pagine della Nazione e del Tirreno, cronaca di Lucca, Lucca, Piana e Valle del Cerchio. E... In primo piano sulla nazione troviamo questa foto, una foto scattata nel centro storico di Lucca con l'imbondizia ai lati della strada. E il titolo è L'Indecenza. Centro storico abbandonato, scrive la nazione. A mezzogiorno rifiuti non ancora rimossi, perfino in via Fillungo. E intanto la polizia, a proposito di chi sciupa il centro cittadino. Intanto la polizia, scrive appunto la nazione, ferma cinque writers, cinque ragazzi che imbrattavano i muri. E poi sempre rimanendo al capoluogo, evasione migliaia di case nel mirino, il comune farà controlli a tappeto per scovare chi ha fatto lavori senza dichiararli notizia che poi adesso approfondiremo, più in basso furti di identità e allarme, dati rubati per contrarre debiti, quasi 200 casi in città. Questa è davvero una situazione eh, che vale la pena eh, analizzare e approfondire perché è una, eh, un rischio che tutti noi corriamo. Prima pagina del Tirreno, eh, proprio con questa notizia sui controlli catastali. Lotta all'evasione controlli catastali su oltre 12.000 case. Analisi sulle rendite delle abitazioni popolari e ultrapopolari: si rischia di pagare imposte sul mattone assai più elevate, così scrive nell'articolo Alessandro Petrini. La notizia è quella che anche noi ieri avevamo dato sul, nel nostro telegiornale, ovvero quella di questo accordo firmato fra Comune di Lucca e ANCI. Fra poco allora. Vedremo un servizio, vi voglio far vedere anche la eh, prima eh, pagina però del sito internet di Noi TV. Eh, ieri sera abbiamo aperto proprio anche il nostro telegiornale con questa notizia di un giovane di 20 anni scomparso da casa da una settimana. Un giovane che abita a Torre del Lago. Questa è la foto. Ieri, il padre che ha denunciato la scomparsa alla polizia ha anche lanciato un appello. A tutte le persone che avessero qualche notizia del figlio, che lo avessero visto, appunto di rivolgersi alle forze dell'ordine. Tornando a questa notizia invece, poi dopo approfondiremo più avanti quando parleremo della Versiglia. Tornando invece alla notizia dell'accordo fra Comune di Lucca e Anci, vediamo la pagina 9 della Nazione: Immobili, caccia agli evasori, accordo per scovare abitazioni non dichiarate al catasto. In sostanza, nel mirino ci sono soprattutto le case e gli immobili che hanno avuto delle migliorie, ma che mantengono categorie catastali basse, come A4 e A5, ovvero case popolari, ultra popolari, quest'ultima addirittura che dovrebbero avere il bagno esterno all'abitazione. A Lucca si calcola che sono circa 12.000, quindi numeri importanti, con aggiornamenti catastali, ma effettuati per prassi diffusa da decenni, scrive Fabrizio Vincenti. Per saperne di più, come vi avevo promesso, vediamo anche il servizio che abbiamo preparato che spiega tutti i termini di questo accordo eh, sotto il segno della lotta all'evasione fiscale. Il Comune di Lucca stipulerà una convenzione con ANCI Toscana che servirà ad attivare una collaborazione fattiva in materia di contrasto all'evasione fiscale. I termini di questo accordo sono stati presentati nelle sale del municipio dal sindaco Tambellini, dall'assessore Cecchetti e dal rappresentante di ANCI Dario Gambino. La Convenzione in particolare si concentrerà su due aspetti fondamentali, quello della revisione delle rendite catastali e quello della partecipazione all'accertamento erariale. In una prima fase la collaborazione tra Comune di Lucca e Anci Toscana si concentrerà sull'attività di revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto, oppure di unità immobiliari che presentano situazioni di fatto che non sono più coerenti con i classamenti catastali a seguito di variazioni edilizie permanenti. Sul fronte della partecipazione all'attività di accertamento erariale si comincerà invece ad analizzare gli atti di compravendita con l'ausilio di sistemi informatici per comprendere se vi siano casi di vendite simulate per occultare base imponibile all'erario. L'adesione alla convenzione con ANCI verrà formalizzata nei prossimi giorni e rientra in un quadro di rapporti di collaborazione che il Comune di Lucca sta mettendo in piedi anche con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Rimaniamo a Lucca per parlare di questo allarme di furti di identità, un caso ogni due giorni, scrive la Nazione, frodi creditizie, le vittime under 30, come difendersi nell'articolo di Silvio Antoni e Jessica Perondi. Si tratta di veri e propri atti criminali, leggiamo, realizzati mediante furto di identità e utilizzo illecito di dati personali e finanziari. I malviventi, utilizzando i dati di eh, ignari cittadini aprono prestiti con banche finanziarie e punti vendita che poi ovviamente non estinguono. Secondo le indagini eh, le vittime predilette sono gli under 30 eh, perché magari usano eh, di più la tecnologia e quindi i dati sono molto più sensibili e oggetto appunto eh, di, eh, delle frodi da parte dei malviventi. Per eh, parlare di sicurezza, un altro tipo di sicurezza, però a pagina 5 del Tirreno si parla. Delle telecamere di videosorveglianza installate dal comune di Lucca nel centro storico. Già in funzione, le nuove telecamere installate dal comune leggiamo dentro il mercato del Carmine dove c'erano stati molti furti e in via della dogana per combattere gli episodi di bullismo e inciviltà. Dunque, eh, sono stati installati questi occhi. Del Grande Fratello, una telecamera ruotante che riprende le immagini verso Corso Garibaldi e Piazza del Giglio, e poi dentro il mercato del Carmine qua ci sono due telecamere. E intanto l'assessore eh, Raspini, l'assessore del comune di Lucca, annuncia che tra breve partiranno i controlli di vicinato in due zone della periferia della città, all'Arsina e a San Concordio di Moriano. A proposito di sicurezza, ma più in particolare di decoro, c'è questa notizia della denuncia da parte della polizia di alcuni giovani che imbrattavano i muri del centro. Gruppo di ragazzi fermato dalla polizia ora ripuliranno tutto a proprie spese. Sono stati sorpresi a imbrattare i muri dei palazzi del centro. Denunciato e denunciati eh, a proprie spese, leggiamo nell'articolo, ritingeranno quanto hanno sporcato durante la scorsa notte e andranno a chiedere scusa a chi ha subito i danni. Eh, questa scoperta è stata fatta proprio, dicevamo, dalla polizia, da una volante che ha eh, sorpreso questi giovani che si aggiravano nel centro eh, cittadino, tutti intorno ai. 20 anni da una perquisizione, da un'analisi di quello che i ragazzi avevano addosso, gli agenti hanno rinvenuto 10 bombolette spray e poi, ovviamente, hanno scoperto ciò che era successo nella zona. Torniamo alla nazione: ancora a Tenere Banco è il caso della presentazione del libro, lo ricorderete di Friedman e allora caso Vietina Friedman indagini a tutto tondo, ascoltata per ore dai carabinieri la titolare della libreria che ha denunciato il vice sindaco in procura praticamente per un'intera mattina per poter chiarire il proprio punto di vista dopo la presentazione di un esposto nelle scorse settimane a seguito della vicenda mai del tutto chiarita relativa alla mancata presentazione dell'ultimo libro di Alan Friedman nella sua libreria. Così eh, scrive Fabrizio Vincenti in questo articolo, eh, Gina Truglio, titolare della UBIC, che nelle scorse settimane aveva denunciato pesanti intromissioni del vice sindaco Vietina nell'organizzazione di questa eh, presentazione, è stata chiamata e approfonditamente ascoltata dai carabinieri della Polizia Giudiziaria su indicazione del PM Giannino titolare del fascicolo. Dunque davvero continua a far discutere questa presentazione di un libro che è finita però in procura. E in procura ancora una volta dovrebbe andarci Piero Angelini per parlare del nuovo ospedale. Infatti questo è il titolo della nazione. Il nuovo ospedale Angelini sta per tornare in procura per la presunta assenza di un regolare permesso per la costruzione del San Luca. Il tempo dell'attesa è quasi scaduto, dice Angelini: se non ci saranno sviluppi, tornerò in procura per depositare un esposto sulla presunta assenza di un regolare permesso a costruire dopo la diffida fatta recapitare al sindaco nelle scorse settimane. Dunque, più agguerrito eh, che mai il consigliere di governare Lucca. Prima di andare in pubblicità, perché abbiamo quasi esaurito il nostro tempo nella prima parte di Buongiorno con noi, qualche notizia di cronaca che troviamo a pagina 4 del Tirreno. Le forbici per la potatura si conficcano nel suo naso, davvero incredibile questa storia. Grave una pensionata di Peve Santo Stefano che scivola e cade sull'impugnatura delle cesoie che stava usando per tagliare foglie e rami vicino alla sua abitazione. La donna ovviamente è stata gravemente ferita, per fortuna non è in pericolo eh, di vita, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre la frattura al naso, ma davvero è andata molto bene se si, può pens se si pensano alle conseguenze possibili. Ed è andata bene anche un uomo di 56 anni che ieri a San a vico alle porte di Lucca, è caduto da un pioppo da circa 10 metri, ha riportato diverse fratture e traumi, trasportato d'urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa, è in prognosi riservata, ma anche in questo caso non è in pericolo di vita. E poi per chiudere con la cronaca, giovane in bicicletta scippa un'anziana in via della Rosa, il fatto è venuto ieri pomeriggio intorno alle 16, questo eh, giovane, così è stato descritto, ha eh, strappato la borsa ad una signora di circa 80 anni, per fortuna è andata bene, eh, nel senso che eh, la signora non ha riportato ferite, ma insomma resta eh, il fatto, la paura per questa anziana signora che passeggiava tranquillamente in centro storico. Chiudiamo qua la prima parte di Buongiorno con noi, poi ancora insieme per parlare delle notizie che arrivano dalla Media Valle del Serchio, dalla Versiglia e poi ovviamente le notizie nazionali e sportive. A fra poco.